Oh, ciao! Ciao Giovanni, come stai? Non Bene! sarai ancora al lavoro, spero. Pensavo che potremmo andare a mangiare qualcosa insieme questa sera. Cosa dici? Certo sì che sarebbe una bella idea quella di uscire a cena insieme, caspita. Solo che sono qui che sto lavorando a questa guida sui Baschenis e vorrei trovare il modo di raccontare bene questa storia di questa famiglia di Frescanti che lavorano per più di 2 secoli, da metà 400 a metà 600, nelle valli bergamasche, ma anche nelle valli trentine, a Bergamo, in città. Insomma, è una vicenda molto interessante e poco nota anche. E quindi mi piacerebbe davvero riuscire a trovare la chiave giusta per descriverla. Insomma, dai, magari ci vediamo a cena domani, così ti racconto anche un po' le ricerche che sto facendo. D'accordo? Ciao. Dunque, già, ma non è facile raccontare questa storia, perché non è che ne sappiamo poi molto di questa bottega, di questa lunga tradizione familiare. In fondo quello che conosciamo bene è Evaristo Baschenis, che però è l'ultimo ed è quello che cambia completamente strada rispetto alle generazioni precedenti. Lui dipinge su tela invece che su muro, dipinge strumenti musicali e non storie, e quindi diventa molto più famoso. Ecco, qui bisogna trovare una chiave che ci aiuti a spiegare questa storia. Ma tu sei Evaristo? Ma conosco bene la tua faccia. Potresti essere tu ad aiutarmi a raccontare questa storia così lunga che parte dai tuoi antenati, da Lanfranco, da Antonio, nelle valli in montagna. Certo, proprio tu che li hai traditi in fondo. Hai tradito una tradizione di 2 secoli e ti sei messo a dipingere su tela. Tutti gli affreschi nelle chiese che i tuoi antenati avevano realizzato a Santa Brigida, a Cusio, a Verara, in Trentino. Ecco, tu sei proprio la persona adatta. Aiutami, dai, aiutami a raccontare questa vicenda così, così particolare. Ma sì. Il tuo albero genealogico? Un'ottima idea. Bravo Evaristo, grazie. Fa capire bene come si tratti di una storia fatta di singoli artisti, ma
ma soprattutto della continuità di una dinastia che per più di due secoli riesce a mantenere lo stesso tipo di linguaggio, adattandosi chiaramente alla evoluzione nel tempo, ma sempre tenendo presente come linea fondamentale quella di saper spiegare storie complesse, storie difficili con un linguaggio semplice rivolto alla gente comune. Al di là del fatto che un ramo della famiglia lavori più in area bergamasca, l'altro ramo della famiglia più in area trentina, a volte alcuni di loro si spostano da una zona all'altra, eppure sempre rimane questa linea di fondo di sapere parlare una lingua chiara e comprensibile per una popolazione che non aveva altro modo di vedere o di leggere le storie sacre. I primi affreschi che vediamo sono di Pietro Baschenis, che rispetto a Evaristo doveva essere una sorta di lontano cugino, appartenevano a due rami collaterali della famiglia. Pietro è più anziano, Evaristo bambino potrebbe averlo visto lavorare e quindi da lì magari avere desunto la passione per la pittura. Qui siamo nella casa Galizzi a Leffe, che oggi è la casa parrocchiale, ma era un palazzotto nel centro della cittadina. E la sala che viene dipinta da Pietro Baschenis non è particolarmente grande, ma è molto raffinata, molto elegante, probabilmente era una sorta di biblioteca o di studio, comunque un ambiente dedicato evidentemente ad accogliere degli ospiti. Sulla volta sono raccontate le storie di Proserpina e di Perseo, quindi delle storie mitologiche ispirate alle Metamorfosi di Ovidio, che probabilmente piacevano ai committenti per far conoscere la loro cultura classica. E sicuramente c'è una sorta di rimando tra le storie rappresentate e le vite dei personaggi che hanno commissionato questi affreschi, perché al centro della volta, in un grande rettangolo, è rappresentato l'Olimpo con Giove e molte altre divinità. Ma è proprio Marte che regge lo scudo sul quale si trova lo stemma dei Galizi e i nomi di Cristoforo e Giovanni, cioè i due committenti che nel 1613 fanno eseguire a Pietro gli affreschi, e dall'altro lato Minerva regge un altro scudo su cui è la firma di Pietro Baschenis. Insomma, potremmo desumere che Giovanni e Cristoforo Galizi fossero dei militari, ad esempio, e volessero proprio sottolineare questo loro lato bellicoso. Pietro lavora moltissimo e in diversi luoghi. Evidentemente il suo linguaggio scorrevole e piano piaceva e si adattava bene a un certo tipo di committenza. Molti dei suoi affreschi si conoscono e probabilmente molti altri verranno scoperti. Lo ritroviamo 10 anni dopo gli affreschi di Leffe in un altro luogo bellissimo che è il santuario di Sombreno. Siamo nel 1623. Sua è la parte principale della decorazione, perché a Pietro vengono affidate le storie di Maria, quindi una serie di grandi riquadri affrescati dove si raccontano gli episodi principali, appunto, della vita della Vergine. Qui è molto interessante vedere un aspetto non frequentissimo del lavoro dei Baschenis, cioè la collaborazione con degli stuccatori che eseguono delle parti a rilievo, delle sorte di cornici, di figure aggettanti che
circondano gli affreschi stessi. Si apre qui una pagina poco studiata di un'ulteriore collaborazione familiare, perché questi stucchi sono di Girolamo e Battista Porta, che pare che di Pietro Baschenis fossero i cognati. Quindi la collaborazione familiare, diciamo, si allarga e si arricchisce di un ulteriore elemento. Anche l'oratorio di San Giovanni Battista a Cusio fa parte di questi luoghi magici dove lavorano i Baschenis. Si tratta di una chiesa piccolissima in montagna tra gli alberi con una minuscola pozza d'acqua davanti. All'interno della chiesa si vede un grande arco sul quale è dipinta una Annunciazione. E poi, andando verso l'abside, si trovano una serie di storie del santo titolare della chiesa, raccontate con un linguaggio semplice, ingenuo, immediatamente comprensibile, che si sofferma su dettagli curiosi di ambientazione. Purtroppo invece non si vede più la firma del pittore, che però evidentemente era stata letta da un restauratore che la trascrive. Si tratta di Cristoforo Baschenis, Cristoforo il Giovane in questo caso, che lavora qui nel 1583. Cristoforo Baschenis il Vecchio viene chiamato nel 1564 a Lallio, che era probabilmente allora un minuscolo borgo agricolo nella piana. Qui esisteva un antico oratorio dedicato a San Bernardino, costruito nel 1450-51, quindi immediatamente dopo la canonizzazione del santo, che peraltro, bisogna ricordare, era stato a predicare anche a Bergamo. Sulle pareti di questo piccolo oratorio Cristoforo affresca una serie di ben 11 storie di San Bernardino, che sono di ampio formato e elegantemente inserite in una struttura architettonica dipinta. Queste storie sono assolutamente interessanti per la capacità narrativa. I singoli episodi vengono inseriti all'interno di una folla di personaggi che assistono e partecipano a ciascuno dei miracoli di San Bernardino oppure ascoltano le sue prediche. Tutto questo crea un clima narrativo quasi da romanzo, o oggi potremmo dire quasi come una striscia disegnata. Dobbiamo pensare che la gente che frequentava questa chiesa probabilmente conosceva la storia di San Bernardino, ma in modo vago. Si trattava pur sempre di una storia di 100 anni prima, e quindi finalmente aveva modo così di vedere i singoli fatti più significativi illustrati in tutta la loro importanza e in tutti i loro dettagli, in mancanza ovviamente della possibilità di leggere fonti scritte. In pochi conoscono un aspetto misterioso. Esiste una galleria segreta che da sotto la chiesa porta fino al vicino palazzotto dei signori del luogo. Qui Cristoforo Baschenis affrescherà un altro ciclo di storie, ma del tutto diverso, dedicato all'Orlando Furioso. L'unica firma di Cristoforo il Vecchio si trova però nell'abbazia di Fontanella, sotto a un affresco con i santi Rocco e Sebastiano, accompagnati da Sant'Egidio, che è il titolare della chiesa stessa. Siamo qui in un luogo meraviglioso, una antica chiesa romanica fondata dai Cluniacensi alla fine dell'XI secolo.
Ritroviamo Cristoforo il Vecchio, probabilmente perché in questo caso gli affreschi non sono firmati, in un altro luogo bellissimo che è il Santuario della Santissima Trinità di Casnigo. Siamo qui in alto sul fianco della Valle Seriana, dove c'era un antico santuario almeno quattrocentesco che viene poi molto ampliato alla fine del Cinquecento. Lungo la navata è interessante osservare una sequenza di affreschi votivi che partono appunto dalla metà del Quattrocento e proseguono per diversi decenni e rappresentano spesso la Madonna in trono oppure la Trinità stessa. Sono opere di mani diverse. Camminando verso il presbiterio si apre il grande arco trionfale. Su questo si trova il giudizio finale con Cristo al centro e centinaia di persone che si risvegliano nell'ultimo giorno e vengono divise tra i beati nella parte più in alto e i dannati che invece in basso vengono ricacciati verso l'inferno. Nelle vele dell'abside è invece rappresentata la Trinità attorniata da santi e nelle lunette sottostanti storie della passione di Cristo. Tutto l'insieme prende davvero una dimensione grandiosa e largamente scenografica in un racconto popolato da moltissimi personaggi che dovevano esercitare una suggestione fortissima sui fedeli che arrivavano appunto camminando lungo un sentiero in alto a questo santuario. Entriamo questa volta in una casa privata, Casa Volpi, già della famiglia Busi, dove si trova un affresco staccato. Non sappiamo quale ne fosse la sede originaria, ma si trova qui almeno dall'inizio dell'Ottocento. È l'unico affresco sicuro di Giovanni Baschenis. Lo sappiamo dalla firma Johannes de Averaria e abbiamo anche la data esatta di realizzazione dell'opera. È il 4 di novembre del 1486 e il committente, un Rizius Filius Quondam Zani, che evidentemente aveva dato i denari perché l'opera venisse realizzata. La scena è molto tradizionale, presenta Cristo in pietà tra Maria e Giovanni, ma la parte più curiosa sono le lunghe iscrizioni che in particolare assicurano a chi reciterà la lunghissima preghiera che si trova sul fronte del sarcofago una indulgenza addirittura di 20.000 anni, evidentemente un errore o una esagerazione che sarà forse dovuta alla poca familiarità di chi ha steso l'iscrizione stessa con i numeri romani. Dal punto di vista dello stile, l'affresco presenta un linguaggio molto tradizionale, molto schematico e ci dà le poche informazioni sicure appunto su come potesse dipingere Giovanni, che evidentemente si era formato su degli esempi di metà Quattrocento, formatosi all'interno della bottega familiare, poteva avere visto modelli sostanzialmente tardogotici e infatti si impegna qui in modo particolare nella realizzazione per esempio degli strumenti della Passione che vengono descritti con molta cura, oppure nel fregio decorativo che circonda tutta la scena, un fregio che evoca una cornice architettonica e che è realizzato con elementi traforati di architettura ancora di gusto gotico. La firma di Angelus de Averaria, Q
Joachim, figlio suo, si trova sugli affreschi di Ornica, nella chiesa parrocchiale, dove però bisogna entrare e percorrere tutta la navata fino a raggiungere la sagrestia, nella quale appunto si trovano le pitture di Angelo. Si tratta evidentemente in questo caso di un locale che era in origine il presbiterio della chiesa più antica, fortunatamente poi lasciata in piedi nel momento in cui la parrocchiale venne ingrandita, aggiungendone tutta la parte moderna. Sulle quattro vele della volta vediamo il Cristo Redentore tra gli angeli, la Madonna Assunta tra gli angeli e i quattro dottori della Chiesa coi simboli degli evangelisti. Lo stile pittorico di Angelo si dimostra in questo caso particolarmente adatto a una rappresentazione dai ricchissimi colori, dai molti elementi decorativi e con tutta una serie di particolari curiosi che contribuiscono a creare una scenografia divertente e intrigante in uno spazio ridotto. Di Angelo peraltro conosciamo molti altri cicli dipinti in Valle Brembana e quindi evidentemente la sua attività si è sviluppata principalmente in questa zona per un arco di anni abbastanza lungo che va dalla metà del 400 fino al 1490 circa. Ad Angelo vengono assegnati anche alcuni degli affreschi che troviamo nella vecchia chiesa plebana di Santa Brigida, oggi dedicata invece alla Dolorata. All'interno di questa chiesa si trova una situazione piuttosto complicata di sovrapposizione di diverse stesure di affreschi sulle pareti, che sono poi stati parzialmente danneggiati dal rifacimento settecentesco della chiesa, che ne ha in parte modificato la struttura e in gran parte ne ha cambiato la decorazione interna. La zona che più ci interessa è quella dell'arcone sulla parete destra, dove si trovano diverse stesure di affreschi a poca distanza di tempo uno dall'altro. Gli affreschi più antichi di questa zona si sono conservati per un elemento curioso, cioè il fatto che proprio qui fosse stato collocato l'organo della chiesa, che quindi li ha in qualche modo protetti. Quello che sembra essere il più antico è ciò che rimane di un'ultima cena, una scena che fino ad oggi non era stata compresa, veniva in genere descritta come Cristo con alcuni apostoli, ma in realtà si tratta chiaramente della metà circa di una scena dell'ultima cena che doveva poi proseguire verso destra. Su uno strato di intonaco sovrapposto a questo affresco più antico è probabilmente Angelo Baschenis a realizzare un ampio ciclo di storie di San Nicola da Tolentino. Si tratta di una sequenza di piccoli riquadri dove vengono illustrati episodi della vita del santo, ciascuno in origine descritto da una iscrizione che raccontava esattamente di quale fatto si trattasse. Questa chiesa è poi davvero molto caratteristica per la presenza di affreschi devozionali ovunque, su tutte le pareti, all'esterno e all'interno. Evidentemente era un punto di riferimento importante per la gente della valle che qui faceva realizzare le immagini dei personaggi sacri a cui era più devota. Ah, Evaristo, gli affreschi, la musica. Ecco dove ero rimasto. Bella poi quell'idea dell'albero genealogico. Ma tu, Evaristo, farei davvero parte di quella famiglia?